sembrava dietro lì al pallone, Werner nel momento del passaggio. È pazzo deciso. Sì, fatto quello buono. E allora finisce così a Stamford Bridge, il Chelsea batte la Juventus 4-0, sconfitta pesante per la Juve nell'entità. Se perdi 4-0 c'è veramente poco da dire, no? C'hanno anni chiliti, nulla da dire, complimenti a loro. Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, live reaction di Chelsea-Juventus, il primo step come sempre è la formazione della Juve e mister Allegri spariglia le carte, riassumendo, lo mettiamo con un 4-3-1-2 con in porta Szczęsny, difesa con Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, sulla mediana Bentancur, Locatelli, Rabiot e poi McKennie ad agire dietro, come detto, a Chiesa ed Alvaro Morata. È molto probabile che in fase di non possesso McKennie si sposterà a destra e diventerà il solito 4-4-2. Adesso chiaramente mi sposto in camera, la mia personale live reaction di Chelsea-Juventus con il mitico Alex. Chelsea-Juventus, quinta giornata, gruppo H, UEFA Champions League, live reaction con il mitico Ale e c'è anche Dudush. Dov'è Dudush? Con la maglia della Juve, eccolo, fino alla fine, vamos Juve! Percussione di Kanté che arriva sul fondo, alza il pallone e la zona di Azzurri, calcia male Chilwell, subito un grande brivido, dopo 90 secondi per la Juve. L'1-2 con Chilwell, ancora Hudson Odoi, il tocco di ritorno, Chilwell, linea di fondo, rimpallo pericoloso. La miseria là. Delict che è riuscito in qualche modo a liberare, c'era posizionato in area Thiago Silva, pronto ad attaccare direi il primo palo, James va in porta, Szczęsny è riuscito a respingere ma non è finita, ancora James con la palla tra i piedi, James ci riprova, questa volta trova Cuadrado sulla traiettoria, Chelsea deve ripartire da Kanté che è l'ultimo uomo, Ziyech. Ancora il movimento di Thiago Silva sul primo palo, la palla va sul secondo dove c'è Rudiger, Chalobah, ha portato in vantaggio il Chelsea. Salto, dove Rabiot, Chalobah alza il pallone, Bentancur, Locatelli, cerca Morata, palla profonda, interessante Morata, scavalcato Mendy. Porco zio ladro! Quello di Thiago Silva che tiene il pallone fuori dalla porta e il Chelsea in vantaggio. Il zio ladro che ghiella, oh. Locatelli mette una palla deliziosa, Morata fa un buonissimo pallonetto, poi ci pensa Thiago Silva a fare una roba pazzesca, neanche tanto troppo complicato. Hudson Odoi, l'apertura di prima per James, attenzione al suo destro James, la seconda volta parata a un tiro di Rhys James, cioè che torna quasi bene con pericolosità. Pronto Ziyech dalla bandierina, Loftus-Cheek già in area, pallone nella zona di Rudiger, la Juve rischia ancora da calcio d'angolo, questa volta Rudiger ha dovuto attaccare il primo palo, non era stato sul secondo come nell'occasione del gol di Chalobah. Bel passaggio per Ziyech, adesso Jorginho, lì vicino Loftus-Cheek, ancora Jorginho che alza il pallone per Hudson-Odoi riesce a rimediare la difesa della Juve, che palla di Jorginho, che rischio ancora, spazio sull'esterno, arriva Rabiot, scadono i due di recupero, la Juve deve affrettare i tempi, tira, batta con Bentancur, porco zio, occasione in chiusura di primo tempo dal limite, Rodrigo Bentancur. Finisce il primo tempo, Chelsea avanti, meritatamente ci ha messo lì, ma noi possiamo e dobbiamo fare molto molto di più, perché quando ci abbiamo provato siamo andati vicinissimo al pari. Vamos Juve, dai su. Qui a Ziyech, Hudson Odoi che scambiano la perfezione, aprendo la difesa della Juve. Hudson Odoi, arriva anche Loftus-Cheek, Hudson Odoi forse un po' egoista, cerca la porta, trova De Ligt. Pronto James,
James, palla deviata, Szczęsny, la blocca. Thiago Silva sta avendo qualche difficoltà in più contro un sistema molto mobile, molto tecnico, rapido del Chelsea, che quindi con questa pallone Ziyech può allargare. Verazzo Nodoi si chiude la morsa difensiva della Juve, rischio enorme, ma il Chelsea non ne approfitta. E allora la Juve che può provare ad andare in campo, guarda quello, lo colpo del tacco gli ha fatto, guarda tu. Rudiger, Chilwell, De Ligt di testa, James mette giù, calcia, tiro violentissimo di James, ci mette le mani Szczęsny, ma è 2-0 Chelsea, ancora una volta Rhys James che già nel primo tempo aveva sferrato il gol. Poi Rabiot a contenere il marocchino, arriva anche Jorginho, che intensità nella conquista del pallone da parte dei campioni d'Europa in carica. James ancora servito, bello la caccia. Ziyech, Loftus-Cheek, come gioca il Chelsea, Loftus-Cheek allarga, attimo gol ed è 3-0. Un altro gol di un ragazzo dell'Academy del Chelsea, Arthur Odoi, fa 3-0, Juve al tappeto. Palo non riesce a trovare la direzione De Ligt, adesso Rabiot, pallone morbido ancora dentro per De Ligt che fa la sponda. Mendy in uscita, anticipato da Thiago Silva quando sembrava pronto a intervenire, poi la botta di McKennie, su cui è un ottimo riflesso di Mendy, perché c'è una sponda fortissima che ha anche un portiere molto molto forte. Sì, vango un po' di fortuna. Improvviso di McKennie, questa non è una parata impossibile, ma comunque un buon riflesso di controbalzo McKennie, potente in centrale. Però oggi la Juventus fa più schifo. No, sta di più. Loftus-Cheek, trollo sbagliato. Fatica a ripartire. Arthur mette in movimento Werner. Arriva Ziyech. Szczęsny con una gran parata. Evita il quarto gol del Chelsea. E poi Arthur allontana e rimessa laterale. Ken. Prova a partire Ken al limite con il sinistro. Incrocia male. Questo ragazzo. Poi Dybala per Ken, James vince il contrasto, il duello fisico, poi apre, brutto errore di McKennie, palla che resta lì, Werner da due passi per il quarto gol del Chelsea, molto molto facile, 21